Un saluto ai nostri telespettatori. Per il nostro focus oggi incontriamo la professoressa Maria Luisa Forte, che è la candidata a sindaco di Campobasso per la coalizione, il cosiddetto Campo Largo, la coalizione di centrosinistra composta soprattutto dal Partito Democratico, Sinistra e Verdi, se non sbaglio, e il Movimento 5 Stelle. Professoressa, grazie di essere venuta. Insomma, cerchiamo un po' di percorrere quelle che sono le tematiche relative alla campagna elettorale, quindi un po' la dimensione programmatica, eccetera. Ecco, perché la prima cosa che mi viene, insomma, la sua scelta di campo, no? Il fatto di essere candidata ecco, a sindaco di Campobasso. Buonasera, grazie a lei per l'invito. Volevo precisare che nella coalizione che mi sostiene ci sono anche i socialisti, quindi c'è il simbolo di alternanza progressista che raccoglie Verdi, Ah sì, è Sinistra vero, ha Italiana, ragione, sì. socialisti, oltre al Movimento 5 Stelle e al Partito Democratico. Perché questa mia scelta? Perché mi è stata chiesta la disponibilità da questa coalizione larga, ampia, coalizione che per sensibilità a cui io sono sempre stata vicina, pur non avendo mai fatto politica attivamente, e ho pensato che giunta a questo punto della mia vita, con una carriera professionale soddisfacente, era giunto il momento di fare qualcosa per la mia città, per la città in cui sono nata, in cui sono vissuta. E quindi questo progetto poi che nasce da un processo democratico di condivisione su programmi, su idee, su obiettivi, che ha trovato poi in me una sintesi come candidata sindaca della città, mi ha convinto pienamente e io sono molto onorata, orgogliosa e anche con una grossa responsabilità nei confronti dei partiti e dei movimenti che mi sostengono, perché noi vogliamo appunto amministrare la città di Campobasso e pensiamo di avere delle idee, dei progetti, delle competenze per poterlo fare. Ecco, durante questa intervista mi aiuterà Alessandra Potena, che è una collega giovane, quindi insomma rappresenterà probabilmente, ecco, tutto quello che è un po' il percorso delle fasce giovanili. Alessandra, se vuoi intervenire, intervieni Sì, subito, subito, immediatamente. vabbè, Sì, no, magari più in là, andiamo avanti con. come vuoi. La nostra sarà una conversazione, come dire, su temi molto, molto generali, naturalmente. La prima cosa che mi viene da chiederle è questo. Il percorso suo è un percorso sul piano culturale, no? La formazione, quindi la scuola, il mondo della scuola, questo è il suo pianeta. Ecco, cosa intende portare all'interno di quello che è il Consiglio comunale, ma dell'amministrazione complessiva, no? Di Campobasso sul piano culturale, che è uno di quei punti, come dire, di difficoltà che noi spesso abbiamo, perché è un po' come se la cultura sia l'ultima cosa, no? Sono molto più importanti gli altri assessorati, per esempio, i lavori pubblici, no? Tante di quelle cose. Invece la cultura sembra, come dire, essere completamente tralasciata. Noi invece pensiamo che debba essere centrale, quindi siamo completamente, come dire, d'accordo su fare dei percorsi dove la cultura diventi punto di riferimento costante. Allora sì, sicuramente il mio percorso viene dal mondo della scuola. Mi fa piacere che c'è anche una ragazza oggi, che poi è una ragazza che è stata studentessa di una scuola in cui ho insegnato e di cui sono stata dirigente scolastico. E sicuramente i giovani, questa mia esperienza di 30 anni nella scuola mi aiuta a guardare anche alla città con gli occhi dei giovani. Quindi dal punto di vista culturale io scinderei in due filoni. Da una parte la formazione, sulla quale noi abbiamo delle idee. Abbiamo detto più volte che Campobasso deve essere anche città della formazione, un hub di formazione, incrociare quelle che sono i bisogni delle aziende, i bisogni del mondo del lavoro con le competenze dei nostri studenti. Noi investiamo nella formazione dei nostri studenti ben 13 anni e appunto di scuola di
di tutte della scuola dell'obbligo e della scuola superiore e poi anche 4-5 anni di università per chi fa l'università qui. E noi vorremmo che questi ragazzi, che sono ragazzi che si formano, hanno formazione completa, possano poi trovare un lavoro qui. E andare via deve essere una scelta e non un obbligo, una costrizione. Quindi vogliamo far sì che si possano incontrare qui i bisogni del mondo del lavoro e le competenze dei nostri studenti, mettendo insieme il mondo della scuola, dell'università, della formazione professionale. Quindi questo è un filone della formazione. Dall'altra parte c'è la cultura. In senso ampio. Lei diceva giustamente, io ho una laurea in lettere classiche, quindi è chiaro che per me la cultura è qualcosa anche che serve all'anima, serve alla persona per crescere. Però la cultura dobbiamo sapere che è anche attività produttiva e come futura sindaca di Campobasso insieme all'amministrazione noi penseremo alla cultura come attività produttiva, bisogna pensarla in questo senso, perché un euro investito in cultura fa tornare alla città 10 euro. Quindi noi vogliamo far sì che la cultura sia un volano dello sviluppo della nostra città. Pensiamo per esempio a come poter fare dei festival all'interno soprattutto del centro storico, festival che poi appunto nel corso degli anni possono essere appunto chi assiste, può essere fidelizzato e può richiamare anche i turisti chiaramente, quindi è sicuramente un ritorno importante dal punto di vista economico. Pensiamo anche a rievocazioni storiche con tutte le associazioni che si occupano di cultura, si occupano di storia, di tradizioni e mettere insieme questi mondi, il mondo della cultura, dello spettacolo, col mondo delle associazioni, sicuramente può essere un importante volano di sviluppo. Pensiamo quando noi parliamo di aree verdi, parliamo appunto dell'ex stadio Romagnoli come un'area verde. Noi vogliamo quest'area verde per far incontrare le cittadine e i cittadini, ma anche per far sì che ci siano dei luoghi per fare spettacoli, per fare concerti. Perché in Italia lavorano intorno al mondo degli spettacoli dal vivo tra le 800.000 e 1 milione di persone, quindi pensiamo che sicuramente anche a Campobasso portare degli eventi culturali, far nascere proprio anche qui la cultura degli spettacoli possa portare reddito e possa portare un lavoro buono per tanti nostri giovani che quindi possano rimanere qui. Sì, io allora mi focalizzo un attimo sui giovani a questo punto. Spesso la maggior parte dei miei coetanei sono andati via dopo il termine della scuola superiore, eppure c'è un'università validissima, io sono rimasta qui infatti. Secondo lei cosa manca, per far sì che un giovane resti qui? Allora, Campobasso è una città universitaria, ci sono tante facoltà, sicuramente. Molti vanno via, ma molti restano a studiare qui, vengono anche dalle regioni limitrofe. Se paragono la Campobasso della mia adolescenza, degli anni della mia università, io ho fatto l'università a Roma, ma ho frequentato a Roma perché qui l'università ancora non c'era e quindi non era assolutamente una città universitaria. Invece, appunto, se faccio il paragone con gli anni 80, fine 70, inizio degli anni 80, Campobasso deve molto all'università perché c'è movimento comunque di giovani. Dobbiamo dare magari più servizi anche per quanto riguarda gli affitti. Molti studenti si lamentano dei trasporti urbani, però ora col nuovo gestore servizi urbani sicuramente come amministrazione potremmo anche fare una gestione diversa del servizio, dare anche autobus che siano più adeguati alle esigenze dei nostri studenti. E poi appunto è la mancanza di lavoro, molti ragazzi magari studiano qui ma poi vanno a lavorare fuori e noi questo dobbiamo evitare questa emorragia di cervelli, di bei cervelli, di belle menti che vanno via. Noi parleremo proprio di questo anche sabato con un giornalista del Mattino che appunto parla dello spopolamento e parla proprio di
di questa, di come tutto il sud, quindi non è un fatto che è relativo a Campobasso e al Molise, tutto il sud si sia svuotato a favore del nord. Però appunto ci sono dei rimedi, e sicuramente i rimedi sono quelli di investire sui nostri giovani. Per quanto riguarda i giovani, io ho incontrato in questo percorso della mia campagna elettorale, ho fatto tanti incontri, e un incontro con i giovani, e ho ascoltato i loro bisogni e ho proposto loro una piattaforma online con la quale amministrare insieme. Cioè, io vorrei che ci fosse io e tutti noi che governeremo, amministreremo Campobasso, una piattaforma per interagire con i giovani, sia quelli che sono qui a Campobasso, sia quelli che sono fuori, per fare un'amministrazione, chiamiamola così, insomma, un'amministrazione condivisa insieme ai ragazzi, insieme ai giovani. Abbiamo tra i nostri candidati diversi giovani che porteranno appunto le loro esigenze, i bisogni, si faranno portatori delle esigenze e dei bisogni dei nostri ragazze, i ragazzi e dei nostri giovani. Senta, c'è un percorso che è pieno di critiche, il senso è questo, insomma, in realtà 5 anni fa c'è stato l'avvento del Movimento 5 Stelle, quindi con un monocolore, quindi potenzialmente potevano governare senza problemi, non avendo grandi dimensioni di opposizione. Ecco, sono state fatte cose importanti sicuramente, che hanno visto, insomma, parte di quella coalizione che la sostiene oggi era all'opposizione, e quindi una serie di critiche che provenivano da lì. Una delle critiche maggiori era la resa sulla città, no? Cioè una città che era diventata un po' problematica rispetto a tante cose, insomma, là si vedeva, no? I marciapiedi che non erano adeguati, una città che cominciava a far scomparire per esempio alcune segnaletiche, alcune situazioni, c'era un senso abbastanza, come dire, di trascuratezza, almeno per quanto riguardava alcune cose, la visione della città. Ecco, oggi invece questa situazione la vede, insomma, lei è il candidato di entrambe le posizioni, diciamo, la posizione dell'opposizione, in quel caso con un po' tutti quegli partiti che si richiamano alla sinistra, al centro-sinistra, e il Movimento 5 Stelle. Ecco, come riuscire poi, come dire, a risolvere quei problemi di critiche che, insomma, si ritrova nella stessa sua coalizione? Allora, lei mi insegna che la politica va avanti molto veloce, a tempi rapidissimi. In 5 anni sono cambiate tante cose, e credo abbia influito su questo, sulla nostra percezione del mondo, della politica, anche la parentesi tragica del Covid, della pandemia. Io amo dire che i partiti che mi sostengono hanno deciso di fare un passo indietro per farne poi 10 in avanti. Lo dicevo prima, il processo che ha portato a questa coalizione è stato un processo democratico e condiviso, quindi si sono messe da parte gli eventuali punti di contrasto per valorizzare invece quelle che sono le cose in comune, le idee comuni. Solo per fare un esempio, le politiche sociali hanno avuto abbastanza una continuità tra la giunta Battista e la giunta Gravina, e quindi poi la differenza, secondo me, io vengo dal mondo della scuola, che è il mondo proprio del confronto, e quindi il confronto tra le idee, le differenze, secondo me arricchiscono, non devono essere appiattite, chiaramente non devono poi arrivare al conflitto. Certo. E questo non c'è stato. Il programma, adesso noi entro sabato dobbiamo presentare le liste, la mia candidatura, il programma, e il programma appunto è un programma che nasce da una condivisione di visione, è la visione della città.
Noi vogliamo una città inclusiva, vogliamo una città che non lasci indietro nessuno, una città che si prenda cura delle donne, degli uomini, delle bambine e bambini, ragazze e ragazzi, e dei diversamente giovani, di tutte le fasce di età, che includa tutti. E questo è quello che ci accomuna, soprattutto accomuna me con quella che è stata la mia visione nella scuola, perché la scuola è inclusione e la città deve essere inclusiva, e questo ci accomuna, accomuna tutti noi, tutti i partiti e i movimenti che mi sostengono. Un'altra cosa che le volevo chiedere, ecco, passando un po', saltando, no, da una parte all'altra, è questa: insomma, in realtà nella città, essendo insomma il capoluogo, esistono delle situazioni che non appartengono, non sono di piena competenza del comune. Certo. Però sono importanti, sono fortemente importanti. Insomma, certo. Le parlo per esempio della villa comunale, che sarà chiusa perché interessata da questo progetto che è del PNRR, e quindi insomma, ci sarà insomma, un periodo di alcuni mesi di chiusura, e quindi sicuramente poi nel momento, si spera che nel momento, insomma, lei stessa, la coalizione, spera che andrà a tagliare il naso, sì, su questo livello. Ecco, anche però, perché la Villa De Capo è legata alla nostra infanzia, certo, alla nostra adolescenza, le passeggiate anche romantiche, sì, all'interno della villa, quindi spero davvero di poter tagliare il naso. E anche come momento culturale, certo, perché tornando a quella dimensione culturale di prima. Ecco, però, guarda caso, insomma, proprio di fronte c'è questo monumento al degrado, che è il Roxy, che appartiene alla regione, e c'è un altro punto di difficoltà in questa regione, che è un'appartenenza alla provincia, poi passata alla sovrintendenza dei beni culturali, che è quella della Biblioteca Albino. Cioè due necessità molto forti, quella di portare a compimento, come dire, un percorso, insomma, dove tagliamo il degrado, lo annulliamo completamente, e l'altro invece ripristiniamo un elemento fortissimo, insomma. Le chiedo se c'è nel suo programma un impegno molto forte in questo. Sicuramente sì, perché è un impegno che poi, soprattutto per l'area dell'ex Stadio Romagnoli, viene anche dai consigli comunali precedenti. È vero che quell'area appartiene alla regione, però appunto il Roxy è ormai è cementificato, è una struttura, quindi noi pensiamo che sull'ex Roxy la regione possa appunto fare dei suoi uffici, chiaramente ristrutturandolo, restaurandolo, ricostruendolo, e quindi ridando anche dignità a tutta la piazza Falcone e Borsellino, che merita appunto dignità ed è al centro della città. Sull'area dell'ex Stadio Romagnoli noi appunto siamo fortemente contrari a una cementificazione, e su questo noi ci batteremo per la regione, anche perché è vero che è di proprietà della regione, però si trova nella nostra città, quindi sicuramente l'amministrazione comunale avrà una parola da dire. Non posso andare a casa d'altri e costruire sulla casa di qualcun altro, quindi questo sicuramente, anche perché nel programma lei appunto faceva riferimento a Villa De Capua, e io le dico anche che a breve saranno avviati i lavori di rigenerazione di tutto il torrente Scarafone, quindi anche quello diventerà un parco, e quindi noi immaginiamo, il parco Scarafone sta in effetti a valle della zona dell'ex Romagnoli, quindi noi immaginiamo un vero polmone verde all'interno della città, quindi questo passaggio dal Parco dello Scarafone a Romagnoli, quest'area verde che però non è un verde privo di persone, ma un verde in cui ci siano aree attrezzate per lo sport, aree attrezzate per lo spettacolo, che sia appunto un luogo dove tutte le campobassane e campobassani di qualsiasi età possano godere. E pensiamo anche a un passaggio attraverso appunto gli edifici che colleghi direttamente questo parco del Romagnoli con la villa comunale, appunto, che sarà completamente rigenerata con 2 milioni, con un finanziamento di ben 2 milioni di euro, quindi sia la parte vegetale che la parte architettonica e artistica. Anche all'interno della villa ci sarà un luogo, una caffetteria, quindi un luogo di incontro, e questo ci permetterà anche poi di arrivare, ecco, la bellezza del passeggio per arrivare poi al centro murattiano, che secondo noi deve essere chiuso
continuare ad essere chiusa al traffico così come da tanti anni, perché appunto la bellezza di poter camminare, io immagino queste belle passeggiate dallo Scarafone, arrivare al centro e poi passeggiare per il corso, per il nostro corso, che chiaramente è anche quello un modo per far rivivere sicuramente il centro murattiano. Ecco, parliamo di centro storico, c'è cioè, purtroppo un problema che attanaglia Campobasso, che è quello di pari passo ovviamente con l'Italia dell'arrivo di migranti. Ci sono tanti sistemi di accoglienza integrata, tanti centri di accoglienza e altrettante comunità a Campobasso, però assistiamo sempre più spesso a episodi di violenza da parte, la maggior parte delle volte, di extracomunitari. Come si può risolvere questo problema? Allora, io vorrei né criminalizzare né minimizzare. Allora, Campobasso è una delle città più sicure d'Italia. Ovviamente questi episodi si stanno ripetendo, soprattutto nel centro storico, e dobbiamo fare attenzione. In due modi possiamo appunto prevenire, sicuramente come appunto amministrazione comunale ci sono tavoli di concertazione sulla sicurezza pubblica col prefetto, col questore, quindi chiedere sicuramente una presenza maggiore di forze dell'ordine all'interno del centro storico. Anche per quanto riguarda la polizia municipale, sarà ristrutturata a breve l'ex luogo appunto dove si trovava la polizia municipale a Fontana Vecchia, che quindi è l'ingresso del centro storico. Da lì si arriva subito alla chiesa di Sant'Antonio Abate. Quindi anche la polizia municipale, questo è compito del sindaco, utilizzare la polizia municipale in questo modo, anche perché sono stati assunti nuovi, c'è cioè nuovo personale, quindi ci sarà questa possibilità. Ma d'altra parte, poi, appunto, come lei diceva, ci sono tanti percorsi di integrazione, di inclusione, di accoglienza, e dobbiamo continuare con questi percorsi. E ci sono tanti migranti che vivono e lavorano nel centro storico, lo fanno in maniera onesta e dignitosa. Chiaramente ci sarà sicuramente qualche mela marcia, questa va isolata e vanno evitati questi episodi. Quindi, da una parte, sicuramente prevenzione, quindi con maggiori forze dell'ordine presenti sul territorio, perché a volte basta soltanto la presenza, e progetti sicuramente di inclusione, ma soprattutto far rivivere il centro storico. Se poi nel centro storico si passeggia, se c'è il bar, se c'è il negozio, è chiaro che questi fenomeni vengono ancora di più isolati. Poi c'è un altro posto che, scusami, No, che ma è stato un pochino abbandonato negli anni, che è quello di Piazzetta Palombo, che ormai sta diventando sede di questi extracomunitari, dove praticamente regna il nulla. vabbè, a Piazzetta Palombo ci sono anche tante botteghe. Io qualche domenica fa c'era anche un mercatino fatto dai bambini, noi siamo state, insomma, quindi ci sono delle attività all'interno di Piazzetta Palombo, c'è anche il bar, so che adesso verrà anche riaperto, quindi sicuramente dobbiamo rendere attrattivo, dobbiamo far sì che i cittadini vadano, no? In tutte le città il centro storico è il centro, il cuore pulsante, dobbiamo far sì che anche noi abbiamo voglia di andare a camminare, quindi lo possiamo fare rivitalizzandolo. Ricordiamo anche che sarà avviato con i fondi POR, a valere sui prossimi fondi POR, è stato finanziato anche una cabinovia che dall'ex Scuola Notte, la zona dove abitano i cittadini Rom di Campobasso, salirà sul Castello Monforte. Noi pensiamo di rivitalizzare il centro storico sicuramente con la rigenerazione urbana. Lunedì parleremo con degli esperti proprio di rigenerazione urbana, quindi censimento di quello che è il patrimonio, perché noi siamo contrari al consumo di suolo, quindi soprattutto alla valorizzazione, alla messa in sicurezza del patrimonio esistente. E pensiamo di fare delle, appunto, prima delle manifestazioni, ecco, per esempio il primo sabato del mese, delle manifestazioni enogastronomiche, come un po' si fa cantine aperte nei nostri paesi, fare un festival di
dei borghi, e in questo modo far riscoprire veramente alle campobassane e ai campobassani il centro storico e farlo rivivere, così si elimina il degrado che c'è, seppur limitato. Senta, dunque, insomma, il percorso è quello di riappropriarsi della città, credo che questo poi sia il concetto complessivo. Però è una città che fino a qualche tempo fa, insomma ancora oggi, è fatta è un po' come a macchia di leopardo, cioè c'è un centro, c'è una periferia. Nel corso di questi ultimi anni addirittura il centro è entrato in crisi. Perché ecco, l'utilizzo per esempio delle strutture dei centri commerciali eccetera ha spinto spesso e volentieri le persone a uscire insomma, da quella che era un po' la dimensione un po' generale, che è il concetto che insomma, ci si occupa il centro più che le periferie. Ecco, nel programma sicuramente c'è questo aspetto, ecco, come fare per equilibrare il tutto senza creare praticamente, senza mandare le persone da una parte e dall'altra, ma cercando ecco, di vitalizzare una sorta di unitarietà della città. Sì, noi usiamo la parola ricucitura, ricucire il centro, quindi mettere insieme centro storico, centro murattiano, quartieri, periferie e contrade. Perché è vero, rivitalizzare sicuramente il centro, ma non dobbiamo dimenticare le contrade o i quartieri, perché per esempio anche il commercio di quartiere è importante perché svolge quasi un servizio sociale. Quindi la settimana scorsa abbiamo fatto un incontro in una contrada, abbiamo parlato appunto di quelli che sono i problemi delle contrade, far sì che anche nelle contrade ci si possa vivere bene. No, ecco, qualcuno diceva noi non siamo cittadini di serie B, ma assolutamente non lo sono, siamo appunto l'inclusione, quindi quello che sono i diritti di tutti, non dipende appunto da dove si vive. Noi per esempio pensiamo per le contrade, ma anche per i quartieri, agli uffici di prossimità, cioè degli uffici staccati, distaccati dell'amministrazione comunale in cui si possa appunto ci possa recare per segnalare oppure per il disbrigo di procedure amministrative senza arrivare in centro, senza per questo però poi svuotare il centro. Pensiamo anche al fatto che saranno costruiti appunto anche dei nuovi parcheggi, quindi questo permetterà anche arrivare in centro, parcheggiare e poter poi vivere il centro in maniera appunto tranquilla. Senti, io vorrei ritornare un attimo su quella che è stata una protesta che io ho seguito insomma nel corso di questi anni, che era quella dei genitori, dei bambini di questa scuola che stava, che è periferica completamente, che è la Contrada Mascione. Sì. Dove c'è stato un intervento insomma, di costruzione con un progetto eccetera e poi insomma, è rimasto completamente un cantiere praticamente. Ecco, che tipo di siccome lì mi sembra che hanno avuto insomma, una parte di questi genitori si è costituita in comitato e hanno avuto spesso e volentieri dei contatti con l'amministrazione comunale, nell'ultima amministrazione comunale. Ecco, che tipo di intervento si può fare e se esistono altri luoghi insomma, dove che sono entrati nella allora, sua attenzione? La scuola di Mascione, io tutto l'iter l'ho seguito anche come dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, quindi e poi oltretutto la scuola di Mascione mi lega un ricordo familiare perché mio padre che era maestro insegnava nella scuola di Mascione, parlo degli anni 60. Certo. E quindi allora la scuola di Mascione appunto ha subito, i lavori hanno subito delle interruzioni a causa dell'impresa, però appunto adesso l'amministrazione comunale ha fatto un accordo, una transazione, quindi è venuta fuori questa impresa, a breve ricominceranno i lavori con una nuova impresa e lì sarà costruita la scuola così come era nel progetto del 2019. Io il comitato appunto dei genitori di Mascione li ho incontrati sia come dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, li ho incontrati appunto l'altra settimana come candidata sindaca e quindi abbiamo chiarito la questione.
questione. Sicuramente la scuola è un luogo importante di aggregazione, anche perché al di là della frequenza dei bambini di questa scuola, sarà comunque un luogo di aggregazione per gli abitanti della contrada. E la scuola di Mascione è una scuola, è costruita insomma, sarà una scuola sicura, una scuola innovativa, dove è anche importante, visto gli spazi e anche il fatto che non ci saranno tantissimi alunni, è anche un luogo importante per l'inclusione. Ecco, io siccome ritengo le scuole che siano, come dire, fondamentali, è uno degli quegli elementi culturali, le chiedevo anche se ci sono per esempio degli altri punti critici che poi insomma saranno toccati da quella che può essere la nuova amministrazione. Allora, sulle scuole, sulla sicurezza delle scuole si è fatto molto, è stata demolita la Montini, si sta ricostruendo, quindi a breve ci sarà anche lì nel quartiere CEP di nuovo una scuola sicura e una scuola innovativa. Le altre scuole, per quanto riguarda la scuola Petrone, la scuola Colozza o la scuola Iovine, sono già tutte scuole sicure. C'è la scuola Dovidio, anche la scuola Dovidio verrà demolita e ricostruita, perché appunto la sicurezza dei bambini viene in primo luogo ed è importante sicurezza e innovazione. Queste scuole nuove sono scuole non solo sicure ma innovative da un punto di vista didattico. Posso fare un po' la professoressa, certo. Posso dire che appunto lo spazio è il terzo insegnante, certo. Perché è importante dove si sta per apprendere, il luogo dell'apprendimento, certo. È un altro strumento che aiuta, sì. L'apprendimento. Sì, sì. Quindi, i luoghi devono essere adeguati. Sì, no? Adeguati, devono essere luoghi belli, devono avere quelle caratteristiche che facilitano l'apprendimento e ci sono tante teorie pedagogiche, appunto tanta architettura di carattere pedagogico che ci spingono in questa direzione. È importante questo fatto perché appunto insomma, stiamo parlando non di politici di professione, ma stiamo parlando di chi viene nell'ambito come dire, della società e quindi riesce poi a spostare anche per portando insomma, la propria esperienza, il proprio bagaglio, no? Il proprio bagaglio per poter muovere delle cose che insomma, diventano importanti. Cioè la città ha bisogno di essere rivitalizzata, sì, totalmente. Sì, sì, ma tra 2 anni la città cambierà faccia perché tante opere arriveranno a termine e una delle priorità che ci siamo posti come prossima amministrazione è quella di far sì che tutte queste opere che sono avviate o stanno per avviarsi vengano portate a termine con efficienza, efficacia ed economicità e con celerità, che sì. Tutto, perché questo ci permetterà di dare un volto diverso alla nostra città. Sì, io porto appunto il punto di vista della società civile, nella nostra squadra ci sono tante competenze diverse di chi si affaccia per la prima volta alla politica e quindi all'amministrazione, ma anche tante competenze di chi ha amministrato già o è stato consigliere comunale e quindi questo mix secondo me ci aiuterà molto nell'amministrazione della città. Abbiamo anche tra i tanti candidati esperti di progettazione europea che sicuramente adesso è importante, ecco, è importante che Campobasso sia in Europa perché l'Europa ci aiuta, ci dà risorse importanti, è importante sapere dove trovare le risorse, capire quali sono i bandi, utilizzare questi bandi e sfruttare tante risorse che ci sono, bisogna solo essere capaci di sapere dove trovarli. Quando un mio professore diceva sempre che lui era professore e noi eravamo studenti, perché non perché lui sapeva tutto, ma lui a differenza di noi sapeva dove andare a cercare le cose che non sapeva, certo. E quindi questo... Sì, a proposito di scuole, la settimana scorsa abbiamo affrontato con il presidente del CONI, Vincenzo D'Angelo, il tema della mancanza delle palestre nelle strutture scolastiche. Una su tre in Molise non ha una palestra.
Questo è un grosso problema, appunto, queste scuole nuove che stanno per essere ricostruite, l'Adovidio ce l'ha già anche due palestre e riavrà due palestre, la Montini chiaramente avrà le sue palestre, io parlo chiaramente, sto parlando delle scuole del primo ciclo perché quelle sono di competenza comunale, mentre le scuole di secondo Certo. grado sono di competenza provinciale. E, purtroppo questo è un problema, questo delle palestre, però ci sono anche tanti, ecco, per esempio nella Colozza si sta pensando, la Colozza che non ha una palestra, si sta pensando nell'area vicina del bocciodromo di fare qualcosa che possa essere utilizzato come palestra dai ragazzi della Colozza. Per quello però appunto è importante anche per esempio vedo che la Petrone, per esempio, vedo spesso passando in Viale Manzoni, c'è quel parco in Viale Manzoni che è stato attrezzato con delle strutture sportive dove fanno sport persone diverse in diversi orari e spesso i ragazzini della Petrone che sono lì accanto vanno lì non solo a fare sport, ma vanno anche a fare lezione. Fanno queste lezioni all'aperto Fantastico. all'interno di questo parco, quindi insomma le opportunità ci sono. Se il Certo, tempo accompagna, se il tempo il accompagna, tempo perché a Campobasso, basso. insomma. E invece a livello di impiantistica sportiva? L'impiantistica sportiva ci sono appunto queste, perché adesso c'è quello di cui si parla molto, è lo sport di prossimità, cioè fare appunto dei parchi, ma basta anche in un quartiere un piccolo campetto, una rete per la pallavolo, un canestro per il basket. Ci saranno tutta una nuova impiantistica anche sia nella zona di cui parlavo prima, la scuola ex scuola notte. Lì, sì, sotto Piazza Venezia e poi anche nella zona di Selvapiana dove ci sarà un pattinodromo che sta per essere inaugurato, ci saranno anche altre aree destinate allo sport, perché abbiamo visto adesso anche con il Campobasso in Serie C come lo sport sia importante. Lo sport è importante non solo per il benessere fisico e psicologico, ma anche lo sport come la cultura di cui parlavamo prima, dà Certo. un ritorno economico. Prima dicevo che con la cultura un euro di cultura dà 10 euro, ma mi hanno detto anche che la Serie C è un investimento in euro, c'è cioè un ritorno di Sì, 2,90 euro. Quindi no, anche quello è può bella essere. precisa, è un conto preciso, sì. Preciso. Beh, io sono un po' secchiona, quindi Sì, ha studio. fatto bene a ricordare questo aspetto, perché insomma, poi insomma, gli slogan è facile, come Sì. dire, metterli su, no? Sì. Scriverli, insomma. Poi bisogna dargli anche Amministrare. dei contenuti, no? Questo senso, per esempio, del turismo con il legame della cultura, che poi è tutto il contrario, perché è la cultura che forma, voglio dire, che chiama, no? E insomma, credo che Non è sia. turismo e cultura, ma cultura e Esatto, turismo. sì, io almeno la penso in Anche io questo la penso così. modo. E diventa, insomma, ecco, il senso generale di quello che è un percorso, insomma, sul piano dove ci si può tirar fuori del profitto, insomma, del Certo. profitto che poi torna su quella che è l'area, no? E ci fa bene sul territorio. Le volevo chiedere proprio questo senso del coinvolgimento. Quasi mai. Le amministrazioni precedenti hanno avuto un atteggiamento di coinvolgimento se non quello soltanto nella campagna elettorale, mi spiego meglio. Tutte le intelligenze e le professionalità spesso non sono state neanche ascoltate. Io ritengo che questo sia una mancanza grave, perché insomma, l'apporto che danno sul territorio queste persone che comunque sul territorio lavorano e quindi analizzano, no? Sono in grado di poter, come dire, avanzare delle proposte. E, insomma, voglio dire, non ci possiamo permettere una torre invalicabile dove, insomma, soltanto
come dire, è appannaggio delle competenze dei consiglieri comunali e basta, insomma, per capirci. Credo che bisogna ascoltarli, quantomeno incontrarli spesso e volentieri. Sì, perfettamente d'accordo. Innanzitutto il palazzo comunale deve essere un palazzo di vetro, come si suol dire, quindi con massima trasparenza e aperto a tutti. Io in questo senso ho una mia esperienza, un'esperienza della scuola. A scuola io ascoltavo tutti i vari, le varie anime della scuola, tutte le varie professionalità con le proposte e poi tra quelle proposte ci si confrontava tutti insieme, si faceva una cernita, si decideva qual è la proposta migliore, come potessero essere armonizzate le varie proposte e si andava avanti. Io ho incontrato tanti cittadini e tante associazioni e le continuerò a incontrare, però non deve essere appunto soltanto così per la campagna elettorale per chiedere il voto, anzi il voto no, viene, deve scaturire dalle proposte Certo, che beh. noi facciamo. E a molti appunto ho detto questo, che se appunto io sarò sindaca, se ci sarà, se la nostra coalizione amministrerà la città di Campobasso, saranno chiamate spesso a un tavolo di confronto, aspetterò le loro proposte e progetti e insieme poi metteremo in atto quelle iniziative in base alle norme, in base alle risorse che il Comune avrà, quei progetti, quelle proposte che possono arricchire la nostra città. Per quanto riguarda l'ascolto, per esempio nelle contrade, l'altro giorno sono stata a Santo Stefano e mi sono impegnata con loro, come mi sono impegnata anche nelle altre contrade, a convocare periodicamente un'assemblea cittadina all'interno delle contrade per ascoltarli e per appunto sapere che cosa accade, per seguire anche le iniziative messe in atto, che esito hanno. Certo, per esempio pensiamo all'esperienza di un comitato di quartiere come quello di San Giovanni, dove insomma, da quel concetto di dormitorio, no, complessivo è diventato un punto di riferimento col teatro popolare, con tante iniziative che svolge quel comitato di quartiere. Certo, i comitati di quartiere sono importanti, tutte le varie associazioni, e lì veramente si può fare quella che è l'amministrazione condivisa, cioè assegna appunto come nel caso del comitato di San Giovanni, che hanno in gestione il parco di San Giovanni dato dal comune, quindi si amministra insieme un bene che è un bene del Certo. comune. Proprio più tardi io vado a fare una passeggiata al quartiere San Giovanni per incontrare gli abitanti di quel quartiere. È sempre una buona cosa. No, perché allora sicuramente la TV ci aiuta perché la stampa, le conferenze stampa, i giornalisti Certo. danno un contributo importante perché la nostra voce arriva dappertutto, anche i social, no? Però io sto facendo una campagna elettorale un po' vecchio stampo perché incontro le persone andando proprio casa per casa. Certo, sì, va bene. Questa è una buona. Il contatto, no? C'è Il bisogno del contatto umano contatto. Ecco, e riusciamo poi. a prescindere di come andrà a finire, io penso bene, questa campagna elettorale mi ha molto arricchito dal punto di vista umano perché ho incontrato tante persone che mi stanno Certo, sì. dando tanto. Abbiamo bisogno forse tutti un po', dopo questo periodo dove siamo stati, ecco, c'è stato il predicare la distanza, Ah, no? sì. Quindi questo è una sorta di obbligo alla distanza, invece Sì. oggi c'è bisogno di un obbligo diverso, Sì, insomma, al sì, sì. E contrario. poi non mi piaceva per niente il distanziamento sociale. Era Era una un cosa distanziamento terribile. fisico, ma non Sì, doveva sì. essere un Sì, distanziamento sociale. anche quello, insomma, l'uso delle parole a volte è importante. Alessandro. Notavo che ci sono tante associazioni sempre a livello culturale che negli anni non hanno trovato collocazione, tra virgolette, mi spiego, non sono riuscite ad esprimere il loro operato a Campobasso, ma sono state chiamate al di fuori. Come mai, secondo lei? Allora, le associazioni sono tante, appunto le ho incontrate già diverse.
Io credo che sia importante metterle in rete queste associazioni, perché ogni associazione è meritoria per quello che fa. Io però credo che mettere in rete le varie esperienze, le varie associazioni possa poi veramente portare un grosso contributo alla città. Io penso alle rievocazioni storiche, penso alla Sagra dei Misteri, che è diventato Festival dei Misteri, quindi, e tante associazioni che se ne occupano. Quindi mettiamo in rete e cerchiamo di far sì che appunto si possa creare proprio un circuito culturale che possa poi ideare dei momenti che poi attirano il turismo, ecco, la cultura che diventa turismo. Ecco, misteri che però continuano giustamente ad uscire tutti gli anni, Fortunatamente. fortunatamente sì, però rievocazioni storiche, quindi parliamo di crociate trinitari, rievocazione che manca da 11 Non so anni. se lo posso dire, ma a maggio ci sarà una rievocazione della pace dei crociati e trinitari. Sì, perché anche qui sono appunto per le occasioni storiche, comunque bisogna comunque investire delle risorse e poi avere un ritorno economico. Quindi bisogna far sì che queste rievocazioni storiche, appunto investendo appunto si può fare. Ecco, esistono anche qui esistono delle risorse. Dei bandi, si possono creare dei partenariati tra l'amministrazione comunale, le associazioni, magari la soprintendenza, l'università e poter appunto riuscire a ottenere dei finanziamenti che servono per fare poi una rievocazione storica fatta, perché servono dei soldi, delle risorse per poter fare questo. Quindi pensiamo anche a una cosa del genere. Una città, Campobasso, che insomma, vede una presenza massiccia del pubblico, no? Del pubblico impiego soprattutto, e l'altro è del terziario. Un po' la sua idea sul commercio, perché credo che insomma, nel corso degli anni si sia persa l'attenzione verso, per esempio, le varie attività commerciali. C'è stata anche una legge regionale che ha insomma, spostato il tiro, ha creato soltanto dei problemi, insomma, e quindi c'è stata una sorta di mortificazione. Ecco, la sua idea di rivitalizzazione, penso, del settore. Allora, io un po' sì, è vero che Campobasso è una città che vive di pubblico impiego, di terziario, però noi ci siamo interessati, abbiamo fatto anche una conferenza stampa di quella zona che si trova tra Campobasso e Ripa Limosani, che è vero che è anche una zona commerciale, ma anche zona artigianale, industriale, Sì, e vero. ha anche molti servizi innovativi, e lì ci lavorano ben 2000 persone. Quindi abbiamo anche 2000 persone che non sono E però ci lavorano, ci cioè lavorano. il senso è vanno la mattina da un altro punto, escono la Sì, sera però da un lì, altro punto. sì, però lì appunto anche lì noi abbiamo pensato a un consorzio o una convenzione tra Ripa Limosani e Campobasso per far sì che anche lì si possano intercettare bandi per infrastrutture e per offrire dei servizi in più ai lavoratori che sono in quella zona. Per quanto riguarda il commercio, il problema del commercio, insomma, la crisi del commercio non dipende da un'amministrazione comunale, è una crisi che insomma dipende da tanti fattori, però sicuramente pensare a fare dei percorsi, a fare una sorta anche di centro commerciale naturale, quindi all'aperto, offrire quindi anche ai negozi del centro quelli che sono i servizi che hanno il centro commerciale, quindi una facile accessibilità, la possibilità appunto anche di avere dei percorsi facilitati, quindi anche questo. Questo potrebbe essere un modo, una modalità per rivitalizzare il commercio. Stavo pensando. Io ho una domanda, ma volevo proprio chiudere con questa domanda, Sì. che più che una domanda era anche un augurio, no? Come dire, perché riguardava essenzialmente questo, no? Che cosa farà il primo giorno da sindaco? Il primo giorno da singa. Sì. Il primo giorno da sindaca sicuramente riunirò tutto il consiglio comunale e facendo gli auguri a tutti gli eletti.
progetti e chiederò appunto la massima collaborazione, la massima condivisione a favore della città. Naturalmente dopo aver ringraziato le cittadine e i cittadini che mi hanno eletto. Solo il pensiero mi fa emozionare. Però ecco, il senso era anche quello del... come dire, dell'impegno quale certo, poteva essere sì. la prima attenzione. La prima attenzione è a tutte le cittadine e i cittadini, quella di non lasciare indietro nessuno, questa è sicuramente la priorità, quindi sicuramente le politiche sociali, è sicuramente il primo impegno e la prima cosa da fare che si può fare facilmente, e l'ho detto più volte, l'istituzione di un numero che abbiamo chiamato 0874 0874, di pubblica utilità, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla quale i cittadini si possono rivolgere solo per magari segnalare un disservizio, ma soprattutto anche per un disagio sociale, per problemi più importanti. Questo sarà un modo per stare vicino a tutti, però ecco, il primo giorno sicuramente far sì che tutto il Consiglio Comunale sia coeso, e dimenticate le divisioni, certo, della campagna elettorale, questo impegno per la nostra città tutti insieme. Bene, questo è il nostro augurio. Naturalmente ci prenotiamo per un aspetto, cioè quello di ogni tanto di vederci per fare un po' il punto della situazione. Sicuramente. Perché, credo che abbiamo bisogno, perché noi raccogliamo un po' quelle che sono le varie opinioni esterne, quindi siamo poi in grado di filtrare quelle che possono essere le scelte, a volte obbligate, non sempre si può fare tutto, no? Certo, questo poi amministrare significa questo, individuare le priorità e mettere insieme priorità, risorse, strumenti a disposizione, e tra le priorità poi scegliere quelle che sono poi quelle che si possono appunto affrontare. Però appunto, se si ha capacità di amministrare, si ha anche capacità di ottenere risorse e per far fronte ai problemi. L'importante è capire, avere una visione di quelli che sono, certo, i problemi, e sicuramente anche la stampa può aiutarci insieme a tutte le associazioni, e poi affrontare i problemi man mano. Grazie. Grazie a lei. Grazie di grazie questa a lei. Conversazione, naturalmente, insomma, in bocca al lupo. Viva il lupo. Bene, perfetto. Grazie ai nostri telespettatori, grazie ad Alessandra Potena, e a presto.